Allora, siamo con Dibuo Gianluca, amministratore di... Idea, una società cooperativa di Ancona. Ecco, Idea è uno spin-off dell'Università di Ancona. Ecco, può dirmi, visto che voi vi occupate di elettronica, quanto questo settore e quanto la ricerca in generale sia in prima linea negli ultimi 20 anni per la realizzazione della vera green economy? Guardi, noi abbiamo la fortuna di avere una genesi universitaria, quindi per noi la ricerca e lo sviluppo sono importantissimi. Oggi si parla di green economy in maniera sempre più insistente come possibilità di uscire da una situazione di ristagno ai mercati. Quindi l'elettronica oggi è quello che ci potrà permettere di integrare sistemi diversi per poter al meglio sfruttare fonti di energie rinnovabili e migliorare le condizioni di vita delle persone che usufruiranno di vari servizi. Quante persone uscite dall'università poi si ritrovano ad applicare la loro formazione in società di questo tipo? Noi siamo una realtà abbastanza giovane, abbiamo 5-6 anni di esperienza, ma il nostro obiettivo è di portare dentro, quindi acquisire competenze sempre nuove dovute ai ragazzi che vengono a lavorare con noi. Quindi diciamo che c'è spazio perché si cerca di fare molta ricerca, molta innovazione e i ragazzi sono molto preparati, escono delle figure magari con poche esperienze pratiche ma con grosse competenze in termini di ricerca, perché l'università comincia a essere molto sensibilizzata sui temi della green economy. È la prima volta qui ad Ecomondo? No, sono già il secondo anno che siamo qui con il nostro stand, abbiamo partecipato anche gli anni passati per avere un'idea, un polso della situazione, in che direzione andavano i mercati per quello che erano un po' il contesto della raccolta dei rifiuti e il riciclaggio in generale. Allora, un messaggio che vuoi lanciare qui da Ecomondo? Ma il messaggio è che dobbiamo essere positivi, abbiamo la possibilità di creare innovazione, la possibilità di trovare la formula per poter creare nuove opportunità di lavoro e nuove economie.